Allora, questo benedetto Brodetto, vogliamo iniziare a valorizzarlo anche a livello internazionale, oso dire? Io credo che il titolo della manifestazione sia proprio in questo senso, cioè sapere che Brodetto è un valore assoluto per questa città e ancora non riuscire a farlo, anche se da alcuni anni questo si sta facendo molto bene. Il circolo è presente alla manifestazione realizzata da Tuber Communication con la sua storia, con la sua competenza, con la sua passione, e quest'anno insomma cercheremo di curare all'interno di questa kermesse che è gastronomica i momenti di riflessione, uno soprattutto insomma del 16 agosto in cui parleremo degli ingredienti del Brodetto. Perché tutti parlano di pesce, ma il Brodetto non è un problema di pesce, il 12 specie, questa sono amenità, non esiste mai una stagione del Brodetto in cui ci sono 12 specie di pesce, a meno che qualcuna non sia congelata. Quindi il discorso è diverso, il discorso è quello di andare a vedere se vogliamo dargli una doc, gli altri ingredienti, quindi i prodotti della collina, i prodotti fondamentali, a cominciare dall'aceto. Il circo su questo cercherà di fare un approfondimento anche di tipo chimico, organolettico, eccetera, eccetera. Questo è un compito che abbiamo assegnato alla nostra vicepresidente Maria Lucia Gaetani, che è esperta e che affronterà proprio questa questione, l'aceto come secondo liquido di vita dei pesci, perché dopo il mare i pesci vivono nell'aceto. A proposito di queste cose, diciamo, questo piatto appunto unisce il mare e l'agricoltura. Beh sì, direi che è un esempio eclatante di sinergia e di un abbraccio tra il mare e la campagna. L'anno scorso ne abbiamo parlato tantissimo di questo Brodetto Sammarettese, proprio come abbraccio tra le due entità, campagna e mare, e nella presenza proprio degli ingredienti, che sono ingredienti molto particolari, mentre quest'anno, oltre a parlare di Brodetto Sammarettese, parleremo di questo ingrediente particolare, che non è l'unico ingrediente che rende il Brodetto Sammarettese speciale, ma lo caratterizza in maniera dominante ed ha delle proprietà nutrizionali importanti. Parlo appunto dell'aceto di vino. Ricordiamo anche che l'Italia è uno dei maggiori produttori in Europa di aceto, e diciamo che possiamo anche qui vantare delle eccellenze. Scopriremo il 12, grazie appunto alla presenza del circolo, tutte le proprietà nutrizionali e le caratteristiche dell'aceto, ma anche diciamo degli aspetti interessanti per quanto riguarda l'alimentazione e la dieta. E quindi invito tutti quanti a seguire questi eventi. E l'aceto non sarà presente soltanto nel Brodetto Sammarettese, ma vorrò ricordare qualche altro piatto sammarettese in cui è presente. Non lo dico ora perché è comunque una sorpresa, lo scopriremo insieme. Quindi sarà un buon